carte alla mano, dati alla mano, non so se si ricorda, il governo al tempo di quando eravamo al governo c'era Visco che si occupava di quelle cose, fece addirittura una norma che poi fu contestata in sede giurisdizionale per impedire che un sindaco diventasse, si mettesse a capo della banca, fece una norma che fu poi abolita a Tremonti eccetera. Quindi il tema della senesità, che certo ha riguardato le istituzioni locali lì, compreso il PD che è lì dentro, ma che ha riguardato non solo lì, perché lì c'è tutti quanti, la società sportiva, la curia, all'università, è un tema che non è stato sbrogliato per tempo e che ha portato a un fatto da rimuovere, che una fondazione abbia un peso rilevante e determinante nella gestione della banca. Questo non va bene. Ci sono tante fondazioni in giro che sono presenti nelle banche, ma in proporzioni che sono congrue rispetto alla missione. Detto questo, però, attenzione, che come si è visto dall'andamento, dalle cose che si coprono, poi attenzione che la casistica di cui si sta parlando, si sta esaminando, è quella delle eventuali infedeltà di un gruppo di manager. Ecco, questo è il punto. E credo che quindi tutti quelli che hanno cercato di sollevare il tema di un PD chissà come immischiato in quali mali affari, io ho fatto bene a dare le carte in mano agli avvocati, perché questa cosa non esiste proprio. Ecco, semmai esiste quel problema che, ripeto, deve essere assolutamente risolto.